E anche oggi riaccendiamo i riflettori sulla vertenza Mercatone 1, ormai lo sapete, tre stabilimenti in Abruzzo chiusi dall'oggi al domani per fallimento e ci preoccupiamo ovviamente tutti della sorte dei lavoratori. In collegamento dall'assessorato alle attività produttive al termine di un vertice che si è concluso da poco, la nostra Marina Moretti. A te la linea, Marina. Marina. Sì Carmine, buongiorno, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Siamo proprio in via Passolanciano, sotto l'assessorato al lavoro della regione Abruzzo ed si è concluso l'incontro fra i dipendenti della Mercatone 1, quelli naturalmente delle sedi abruzzesi, e l'assessore Mauro Febbo. Un incontro chiesto anche dall'assessore per capire la situazione e soprattutto capire i passi che si possono compiere per arrivare ad una soluzione tampone positiva di questa vicenda. Sono Nicola, RSA della CISL, punto vendita di Pineto. Allora, oggi abbiamo aperto questo tavolo di crisi insieme all'assessore per la questione, insomma, Mercatone 1, che tiene comunque in sospeso 1800 lavoratori in tutta Italia, 150 lavoratori solo per quanto riguarda la regione Abruzzo. Comunque l'impegno dell'assessore è stato quello adesso di avere, diciamo, un contatto diretto con il Ministero affinché si possa accelerare quella che è la pratica più importante per noi, ovvero gli ammortizzatori sociali. Un ammortizzatore sociale che ci permetta, ecco, di affrontare le spese quotidiane. Abbiamo il mutuo ogni primo del mese, le bollette, tutte le tasse, insomma, che i figli, tutto quello, insomma, che fa parte della famiglia. Allora, mentre i lavoratori si allontanano, è arrivato invece l'assessore Mauro Febbo, reduce appunto da questa riunione che si è conclusa e dalla quale è emerso che cosa sostanzialmente? Quali sono i passi da fare e quali quelli che la regione ha già fatto? Siamo in contatto principalmente con il collega dell'Emilia Romagna, dove c'è sia il tribunale che si deve muovere, che deve sbloccare la situazione, sia la regione che ha più numero di dipendenti, quindi facciamo riferimento all'Emilia Romagna. Noi su alcune cose ci siamo già attivati, così come ci è stato richiesto dai lavoratori. Il problema principale è che questa è una vertenza complicata perché c'è una dichiarazione di fallimento. Il Ministero, il Mise, si è impegnato a intervenire presso il Tribunale per la revoca del fallimento, perché se non c'è la revoca del fallimento non riusciamo neanche ad intervenire con gli ammortizzatori sociali e tutto rimane bloccato lì, perché se non c'è revoca non ci può essere neanche altra discussione. Quindi stiamo premendo al Ministero, ho chiesto al collega di fare un tavolo nazionale con i vari assessori in maniera che ci coordiniamo per una serie di misure che possiamo mettere in campo nel frattempo per dare sostegno per quel che si può fare a questi lavoratori, per esempio magari chiedere all'ABI la sospensione del pagamento dei mutui, cioè una serie di integrazione a quelli che possono essere gli ammortizzatori sociali. Ho parlato con la direzione regionale dell'INPS, che la ringrazio, che mi ha garantito che hanno già attivato le procedure. Il ritardo è dovuto ad un problema tecnico che c'è stato, in quanto non era stato formalizzato il passaggio tra le due vecchie società e quindi loro non potevano mettersi in azione. Adesso che è stato formalizzato arriveranno immediatamente alla liquidazione, almeno avranno, insomma, un piccolo sostegno per poter tirare avanti in attesa che si sblocchi la situazione. Grazie all'assessore regionale Mauro Febbo, linea Carmine Perantuono.